schifo! Ed è solo colazione! Ma la nonna non lascerà che la sua nipotina rimanga affamata! Ha il piatto ancora pieno! Josie ha deciso di svuotare il piatto in fretta! Era il servizio preferito della nonna! Josie, perché sei così cattiva? Forse perché hai fame? Cos'è? Ti è rimasto un ultimo anello? Oh, è l'anello d'oro di Sonic! Ed eccolo qui! Hai scoperto un livello segreto! Pensavo non mettessero più regali nei cereali! Josie, ovviamente hai bisogno di mangiare! Sonic sa sempre esattamente cosa serve! Josie non vede l'ora di iniziare ad aprire il sacchetto! Prima il riccio blu, ora l'Happy Meal! La nonna è contraria a questo tipo di dieta! Sonic insiste sul fast food! Sembra che non ci sia modo di evitare la sfida del cibo! Sonic e la nonna si incontrano in cucina! Chissà che battaglia! La nonna vuole scegliere solo il meglio per sua nipote. Un uovo d'oro? Jackpot! Sonic pensa che la quantità sia più importante della qualità. Come può la nonna essere una concorrente per lui? Ma la nonna ha i suoi piccoli trucchi. È ora di iniziare a cucinare. Cosa ne dici, Sonic? Ora dovrai impegnarti di più. Ma Sonic è più un mangiatore che un cuoco! Le agili mosse della nonna superano Sonic! Sonic non si scoraggia, perché l'amore è l'ingrediente principale! La nonna lo sa come nessun altro! E le mele arrivano direttamente dal suo giardino! Sonic ha deciso di giocare a Fruit Ninja! Con la sua velocità è stato facile! Ma che ne sa lui della velocità? La nonna è impegnatissima a fare i pancake! La nonna è un'avversaria davvero tosta! Ma nessuno è mai riuscito a resistere alla sua torta di mele! Lo stampo è pronto, non resta che cuocerla! Ma prima dovremo aggiungere le Skittles! Ah, questa sarà la torta più agrodolce di sempre! Il modo più ecologico è farla cuocere al sole! Sonic, fai attenzione o ti brucerai! La torta di mele è appena uscita dal caldo del deserto! E la nonna? Oh oh, meglio sbrigarsi! E come ha fatto quel riccio a fare tutto così in fretta? Anche la nonna ha provato ad accelerare! Sonic, non sei il più veloce qui! Un po' di bacetti? Sì, l'amore fa miracoli! Guarda che monumento! La nipote adora il topping al cioccolato! E ancora! E invece della ciliegina sulla torta ci sarà una torta di ciliegie! Ora possiamo mostrare tutto a Josie! Ti siamo mancati, tesoro! Ecco che arriva il tuo pranzo! L'ispettore Josie inizia a controllare il piatto! La crosta è troppo dura! Aspetta! È guscio d'uovo? Sonic, come hai potuto? Fate largo alla nonna! Penso che la torta sia più grande della stessa Josie! Sonic non è pronto ad ammettere la sconfitta! Josie è chiaramente contenta della torta della nonna! È dolcissima! Josie, non la mangerai tutta, vero? Niente può essere paragonato alla torta della nonna! E vince la torta della nonna! Povero Sonic, è tristissimo! Ma per la nonna nessun bambino è un estraneo! Anche Josie è un debole per il riccio! Con le ricette della nonna diventerai un vero chef! Una frittella orso! Josie la adorerà di sicuro! Sonic ha deciso di mostrare di nuovo le sue abilità! Ma prima deve impastare! Ecco un uovo senza guscio! Un po' di latte, ma è meno di quanto gli occorre! Sonic risolverà tutto! Abbiamo finito il latte, eh? Corro a prenderlo! Sonic, perderai tutti i tuoi anelli così! È distrutto! Ma ha trovato il latte per la nonna! Ottimo lavoro! Che succede, Sonic? Penso che abbia preso un calcio da una mucca! Non preoccuparti, Sonic! Capita! Esatto, Sonic! Concentrati sul lavoro! Sembra che Sonic sia un sostenitore della cucina all'aperto! A quanto pare il sole è troppo basso per cuocere i pancake! Finalmente sono pronti! Sonic presenta i suoi pancake! Secondo me ha esagerato un po'! La nonna si chiede come siano! Sonic è impaziente! La dentiera della nonna è rimasta attaccata al pancake! E questo non è un complimento! Facciamolo assaggiare a lui! Ah! Quanta sabbia! Svuotiamo il piatto! Sonic è deluso da questa decisione! È ora che la nonna gli insegni qualcosa! Wow! Sembra che anche la nonna abbia degli anelli d'oro! Ecco Sonic! Assaggia dei veri pancake! Sono così carini! Sonic, l'hai dimenticato! Devi fare un orso! Non possiamo lasciarti solo un minuto! Rimetti tutto a posto! Sono per Josie! Esatto, Sonic!
Tieniti occupato, la nonna sta facendo un capolavoro. Sono sicura che Josie apprezzerà la tua arte. Sonic, hai mangiato tutto? Come farà la nonna a finire il piatto? Rimedia subito, non c'è tempo! Ah, esattamente lo stesso cestino. Spero che ai ragazzi non dispiaccia. Sonic è riuscito a sistemare le cose. Ora terrà la nonna il cestino. È così appetitoso, vorrei mangiarlo. Ma andrà tutto a Josie. Sonic, tutto deve essere di primo ordine. Ordine 1-2-2, frittella a forma di orso e milkshake. L'ispettore sarà severo e imparziale. Veniamo alla degustazione. L'orecchio sembra commestibile. Cosa devo dire allo chef? Complimenti o no? Poteva fare di meglio. Devi bere il milkshake? Sì, l'orso è un po' secco, ma col milkshake è fantastico. Sonic è soddisfatto degli elogi. Il team ha fatto un ottimo lavoro. Josie dà al dessert 5 su 7 cristalli. Non è un brutto punteggio. Ehi, nonna, credo che le assi del tuo pavimento scricchiolino. Cosa stai aspettando? Apri la ricetta! A Josie piacerà Winnie the Pooh! Proprio come le patatine! Oh! Penso che la nonna sia d'accordo. Dobbiamo prima far bollire il riso. Curcuma per il colore. Sonic è proprio un bambino. È ora di tornare a cucinare. Ora il riso assumerà un nuovo colore e sapore. La nonna lascia Sonic occuparsi della cucina. Il riccio blu non è molto sicuro. Gli piacciono i dolci, non il riso. È meglio stare lontani dalla pentola. Ma lo perseguita! Quanto tempo deve cuocere il riso? All'infinito? Giusto il tempo di fare un pisolino. Bene, bene. Sembra che il blu sia di moda. Snorlax è curioso. Cos'è quel profumino? Meglio assaggiarlo a casa. Buongiorno, Sonic. Oh, non è così buono. È spaventoso immaginare cosa gli farà la nonna. Il portale dovrebbe sistemare tutto. Oh, oh, questa volta il tuo amore per la salsa ti ha delusa, Pikachu. Ma ha aiutato Sonic. La nonna non sospetterà niente. Ma la decorazione la confonde. Sonic voleva solo essere creativo, tutto qui? Non credo che la parola giusta sia creativo, anche se è commestibile. Proprio quello di cui abbiamo bisogno. La nonna ha deciso di andare fino in fondo. Anche Sonic vuole essere coinvolto, ma la nonna è troppo concentrata. Ora assomiglia di più a Winnie the Pooh. Il riccio non riesce a trovare il suo posto. Come può un orso stare senza erbetta? Ok, la nonna la prenderà. Winnie the Pooh ama il miele. E dove c'è il miele, ci sono le api. Anche Sonic vuole provarci, ma il suo uovo non ronza. Fatto! Perfetto! Ora serve il secondo piatto. È Sonic! La nonna vuole aiutare il riccio. Ha già riempito i muffin. E guarda quanti! No, no, Sonic, sii paziente! Dove ha messo le pinze la nonna? Sonic sta per annegare nella bava. Nessuno noterà che ne manca uno. Oh, sei un giocoliere! Arrivano le pinze, è ora di tornare a cucinare. Cos'è successo, Sonic? La nonna ti aveva detto di aspettare. Voleva darti lei stessa un dolcetto. Ma questo non è il momento per fare spuntini. La nonna fa tutto secondo la ricetta. Avrà bisogno di un albume d'uovo. Come si toglie il tuorlo? Grazie, Sonic. Un problema in meno. Oh, è una specie di magia. Sono solo i trucchi della nonna. Un po' di zucchero. Un po' di farina. Sonic vuole aggiungere lo sciroppo per sapore e colore. La nonna è d'accordo, sarà davvero carino. Ehi, Sonic, non esagerare. È ora di montare, ma il mixer si rifiuta di funzionare. Forse il pulsante è bloccato. È l'elettricità il problema, non è collegato. La nonna lo sapeva, non strofinarle il naso. E ora? Penso che la nonna si sia dimenticata di prendere le sue pillole. Meno male che c'è un piano B. Ora Sonic è diventato un cavaliere e può lavorare come mixer nella cucina della nonna. È il lavoro perfetto per lui. Attiva la modalità turbo, Sonic! Fatto! La consistenza è perfetta. Aggiungiamo le parrucche ai nostri cupcake. Sonic è entusiasta delle sue mini coppie. E il tocco finale! Il risultato ha superato le aspettative della nonna. Sonic, faresti meglio a darne un po' a Josie. Sì, Sonic, non hai pensato alla bambina. È tutto per lei! La signorina è già annoiata. Risotto di Winnie the Pooh. Abbiamo lavorato sodo. La critica gastronomica lo assaggia. Cos'è? Un'ape? Anche quella è commestibile. La curiosità della nonna è più forte del suo mal di schiena.
Oh, quanti ricordi riaffiorano guardando quell'ape! No, no, quello è il passato! Niente più, Beedrill! Chissà cosa sta scrivendo! Anche la nonna è preoccupata, ma non lo mostra! Niente può più sorprendere Josie! Ma i muffin blu! Interessanti! Questa volta i cuochi ottengono 6 cristalli su 7! State migliorando! Ottimo lavoro! E ora i piatti per il gran finale! Quante ricette! Ma ne basta una! La lotta per le ricette è iniziata! La nonna è una professionista in questa disciplina, ma Sonic non vuole arrendersi. Insiste per gli hamburger. Non è il massimo per il finale, ma la nonna vuole provarci. Ecco la carne succosa e grigliata. La parte più difficile è aprire la sottiletta senza romperla, ma sono dei veri professionisti. Ora insalata. E poi le verdure. Il pomodoro non sembra felice. E alla nonna non piace quando la gente fa casino con il suo cibo. È così che si tagliano i pomodori. Fette perfette per un hamburger. Sonic, è troppo presto! Va nel panino! Ed ecco gli ultimi ritocchi. È proprio come nella foto. La nonna prende le patate. E Sonic conosce il modo migliore per tagliarle. Sonic colpisce le patate con la racchetta. Fantastico! Gli uccellini sono pronti a volare via! Sonic, puoi aiutarla? Non credo che sia il pavimento a cigolare. Hamburger a forma di uccellini. Molto originali. Questo è il nostro miglior lavoro. La critica scansiona ogni centimetro dell'hamburger. Ma inizia con le patatine. Josie è arrivata al panino. Oh wow! Ci mette troppo. Sonic sta per avere un esaurimento nervoso. Penso che sia pronta a mangiare quell'hamburger con le dita. Qual è il verdetto? È sicuramente un punteggio perfetto. Nonna, hai sentito? 7 su 7! Punteggio meritato! Avevo tanto bisogno di quei cristalli! Ora Sonic può realizzare il suo sogno e aprire il suo ristorante! Congratulazioni, Sonic! Sei un vero chef ora! Nonna, l'allievo ha superato il maestro! Oh no! Penso che Amy Rose sia nei guai! Scusate, ragazze, ma salvare un amico viene prima di tutto! Sonic sta facendo la cosa giusta! Dobbiamo salvare Amy prima dell'apertura! E poi andrà tutto bene! Andiamo! Nemmeno Rapidash potrebbe reagire così velocemente! Sei giusto in tempo, Sonic! So cosa fare! Distraili! Non c'è verso di colpire Sonic! Catturare Pokémon è la vocazione di Ash! Che cosa? Ma dov'è andato? Penso che Abra sia scappato! Sonic, non troveremo mai Pokémon adesso! Ehi, so io dove trovarli! L'asta non è ancora finita, il che significa che c'è ancora speranza! Prossimo lotto! Cosa? Ho sentito 2 milioni? Abra è andato ad avvertire il capo del prigioniero evaso! Ma sembra che non ne abbia bisogno! C'è Ross in persona! Abra l'ha visto e ha deciso di non rovinargli la sorpresa! Per Pichu le persone sono disposte a dare una fortuna! Ross è sommerso dalle offerte! Ash non farebbe mai una cosa così ai suoi Pokémon. Ti ho beccato, Ross! Ma non sembra che tornerà in prigione. Sei bloccato in un angolo e non puoi scappare. Soprattutto se c'è qualcuno più veloce di te. La velocità di Sonic ha raggiunto ogni limite. È così veloce che per lui il tempo si è fermato. Non accarezzare il riccio agli aghi. Potrebbe pungerti. Fatto! Esatto! Anche Ash è come una tartaruga! Ora che la squadra è tornata con Ash, fermerà questo caos! Charmy, sei di nuovo tu? Penso che sia il momento per una rivincita! Ross, hai un'ultima possibilità per ammettere la tua colpevolezza! Nessuno ti farà del male se ti consegni alla polizia! Rapidash è riuscita a uscire dall'ipnosi di Abra! Sembra che Ross stia recuperando! Ora Ash e la sua squadra non sono più una minaccia spaventosa. Charmy non vuole finire di nuovo sotto il fuoco di Rapidash, ma è dovere del Pokémon proteggere il suo allenatore. Ancora una volta i Pokémon di fuoco si scontrano in battaglia, ma i poteri di Charmy non sono sufficienti contro quel tipo di forza. Ross si rallegra per la facile vittoria. Charmander raccoglie le forze. Charmy è entrata in una nuova fase di evoluzione. Ora è Charizard. Caspita, è un'avversaria troppo forte anche per Rapi. Ma non ha scelta, dovrà combattere. Il flusso di energia di Chari è diventato molto più potente. Un'altra palla di fuoco e la povera Rapidash è sconfitta. È tutto, Ross, il tuo spettacolo è finito. Puoi iniziarne uno nuovo, ma in prigione. Aspetta, cos'è questo? Il dottor Eggman ha violato la Pokéball. Agente, l'ho preso,
La polizia troverà un modo per prendersi cura di questo cattivo e non farlo uscire per nessun motivo. Ottimo lavoro, allenatore! Cheese! Wow! È stata una giornata difficile. Vediamo cosa succede in tribunale. Pikachu, sei accusata di aver rapito un Pokémon. Ti condanno alla sospensione a vita dalla tua Pokéball. Portala via, gente! Sembra che qualcuno le stia aspettando. Ross! È qui per Pichu! Pikachu non riesce a crederci, ma Pikachu dovrebbe essere più preoccupata per se stessa. Ross ha separato le amiche e resterà impunito. Pikachu è fuori di testa dalla rabbia. Non può uscire senza una chiave. Sembra che dovrà convivere con la sua perdita. Ehi, cos'è quello strano suono? Sembra provenire da qualche parte nella cella. Devo averlo immaginato. Ora è anche più forte. Attenta, Pikachu. È Gengar. Questa è la sua cella e stava aspettando dei visitatori. Probabilmente è arrabbiato per non essere stato invitato alla festa. Sembra che Pikachu sia con le spalle al muro, quindi dovrà difendersi. Pikachu deve fare qualcosa. Probabilmente sarà meglio fuori. Facciamo finta di niente. Nel frattempo, Ash si sta ancora riprendendo dagli eventi della giornata. Non solo hanno combinato un putiferio, ma sono state anche sbattute in prigione. Sembra che non posso farcela da solo. Avrà bisogno di un intero team di professionisti. Pikachu indossa un uniforme dai colori vivaci, ma non ne è molto contenta. Ehi, Pikachu! Attenzione, c'è la guardia! Scelgo te! Snorlax e Jigglypuff sono pronti ad aiutarti. Ash ha escogitato un piano di salvataggio. La guardia è l'unico ostacolo. Deve essere messa fuori combattimento. Chi c'è? Tutti a terra! Scappate! Jigglypuff ha deciso di cantare una canzone. Snorlax è stato fregato da questa canzone molte volte, ma ora deve salvare la sua amica. Ottima scelta, Jigglypuff! La guardia si è addormentata profondamente. Grande! Pikachu è quasi libera. Basta non svegliare la guardia. Pikachu, sono tutti qui per te. Guarda cosa hanno preso per te i tuoi amici. Snorlax nel frattempo lotta con la sua bestia interiore. Non farlo, Snorlax! Chi vincerà? La ragione o la fame? Che differenza fa? Oh no! La ciambella era collegata a un allarme. Pikachu ti aveva avvertito. Chi ha osato toccare la ciambella? Jigglypuff, attenta! Ma è troppo tardi. La guardia non tollera i trasgressori nella sua prigione. Pensavano che fosse così facile scappare dalla prigione dei Pokémon. Avete scelto il turno sbagliato. Pikachu è arrabbiata. Sembra che il piano di Ash abbia fallito. Dovremo seguire il piano B. Questa volta tutto deve funzionare. Dopotutto sono stati chiamati migliori. Beedrill, stai lì mentre Charmander libera Pikachu. Forza! Pikachu resiste ancora un po'. La squadra di soccorso è qui. Fate attenzione, l'ultima squadra non ha avuto molta fortuna. Charmander vuole sciogliere le sbarre con il suo tocco infuocato. Sotto le sue mani qualsiasi metallo inizia a sciogliersi come il burro. Con tutto quel caldo gli allarmi antincendio sono scattati. Questo è un brutto segno. Dobbiamo sbrigarci. Beedrill aiuterà i Pokémon a guadagnare tempo per scappare. Questa sarà una lotta seria. Nessuno si tirerà indietro. Che ne dici di un po' di miele, ape? Questa è la debolezza di Beedrill. Non riesce a pensare ad altro. La guardia ha intrappolato Beedrill e non ha paura di lei. Ciao, ciao! Chi è il prossimo? Il piano di Ash è fallito di nuovo! Charmander è pronta a combattere. Le palle di fuoco sono cariche. Cos'è un piano antincendio senza estintore? La guardia ha vinto ancora. Charmander si arrende senza combattere. Un altro intruso nella collezione della guardia. Povera Pikachu, sembra che ci vorrà un po'. Oh, non essere triste. Nel frattempo, Ash ha riunito una nuova squadra. Ecco Abra. Dov'è l'altro Pokémon? Ma chi è questo dormiglione? Ash non ha tempo di occuparsene. Abra non ha bisogno di ascoltare il piano. Lo apprende direttamente dalla mente di Ash. Tutto sarà fatto secondo i più alti standard. Ok, ok, per favore non deludermi. Abra inizia a mettere in atto il piano di Ash. Deve scoprire dove la guardia tiene le chiavi della cella di Pika. Nella Pokéball, esatto. Ora tutto ciò che resta da fare ad Abra è prenderla. Cosa sta succedendo qui? Ash ha deciso di aiutarlo. Distrae la guardia interferendo con la TV. Ottimo piano, Ash.
Cosa c'è che non va? Perché i canali continuano a cambiare? Dov'è il mio canale Trum Trum Food? C'è anche un rumore d'acqua. La guardia non vede l'ora di fare due cose: aggiustare la TV e andare in bagno. Wow! Abra, non perdere altro tempo. Prendi le chiavi finché puoi. Non resta che aprire la cella. Pikachu non si aspetta nemmeno che possa funzionare. Meglio fare un pisolino. Ma anche Abra pensa che sia una buona idea. Solo 5 minuti e poi riprenderanno. La guardia è pronta a servire la legge con rinnovata forza. Cosa c'è adesso? Sono rimasti dei Pokémon in questa città che non sono venuti qui oggi. Ok, Dormiglione, dormirai in una Pokéball. La guardia ha fatto una tripletta oggi. Chi è quel Pokémon? È Slowpoke. Pessimo tempismo, come sempre. Cerchi il tuo amico per caso. Vai dritto da lui. Assolutamente no, ora basta. Ecco la mia ultima speranza. Pronto? Veramente sono qui. Evviva, guarda, hanno imprigionato Pikachu! La piccola Pikachu ha completamente perso la fiducia nel suo salvataggio. Ed ecco la guardia. Penso che sia in ritardo. Il suo turno è finito. Sarà sostituita da un altro ufficiale. Dobbiamo mettere in ordine questo posto, specialmente la scatola delle ciambelle. Cosa? La guardia non vede una ciambella da 15 minuti. Come resistere? Forza, Misty, libera il Pokémon! Guarda, è Eevee! Puoi distrarre la guardia? Per Eevee sarà un gioco da ragazzi. Anche Pikachu è rimasta impressionata dalla sua nuova salvatrice. E non è l'unica. L'unica cosa più attraente di una ciambella alla fragola è l'incredibile Eevee. Chiamate i rinforzi! Penso che il suo cuore sia stato rubato. Quella criminale è pericolosamente bella. La guardia innamorata non si accorge di Misty che prende le chiavi. Pikachu è felicissima per l'operazione riuscita. Aspetta un attimo. Ma la vedi? Eevee ha toccato l'orgoglio di Misty. Pensa di essere l'unica bellezza qui? Misty è altrettanto carina. Ci risiamo. Pika è solo a un metro dalla libertà, ma è comunque troppo lontano. Ehi, agente, sono qui. Misty sta perdendo nella gara di fascino contro il suo Pokémon. Misty, sei fuori di testa! Vattene! Oh, agente, cosa fai stasera? Voi due vi conoscete? Ignorala! Eevee è riuscita a salvare la situazione. La guardia non riesce a staccare gli occhi da Eevee. Farebbe di tutto per lei. Anche una proposta di matrimonio. Nessuno ha mai fatto la proposta a Misty in tutti questi anni. Ed Eevee la riceve dal primo ragazzo che incontra. Che momento dolce. Succede solo una volta nella vita. Cosa? Misty non ha resistito. A Eevee non piace che l'allenatrice interferisca con la sua vita personale. Silenzio! Riceveranno le manette invece degli anelli. Oh no! Mettetevi in salvo, ragazze! Ehi, il mio anello! Oh no! E la mia ciambella! Ash non riesce a credere che il suo piano sia fallito di nuovo. Come libererà Pikachu? Ci deve essere un modo. Forse la risposta è nel libro dei Pokémon. Potrebbe esserci qualche indizio. Vediamo. Questo libro contiene la discendenza di ogni Pokémon e anche i gradi di evoluzione. Incredibile! Pichu e Pikachu! Sono imparentate! C'è l'intero albero genealogico qui. Questa è una prova conclusiva. Andiamo da Pikachu! Il nuovo ufficiale sta spadroneggiando sui poveri Pokémon. Ma faresti meglio a non scherzare con lei? Sono qui per te. Ash ha portato in prigione un vero criminale. Pichu è imparentata con Pikachu, il che significa che non può averla rapita, perché sono una famiglia. Fermati! In nome della legge, ti mando in galera! Pikachu, aspetta ancora un po', ok? Ora scambiatevi! Giustizia è fatta! L'ufficiale ha deciso di restituire agli allenatori i loro amici. Grazie, agente! Ciao, Ross! Che teppista! Ross proprio non se l'aspettava. Che strano rumore! Gengar stava solo aspettando altri visitatori! Ross, sembra che la tua Pokéball sia impotente qui! È ora di andarsene di qui! Ma la curiosità è più forte dell'istinto di sopravvivenza. Ash non sa bene cosa fare. Oh, cos'è? Un portale? Ash, come hai fatto? Ehi, è Sonic! Ecco a chi apparteneva l'anello. Immagino che Rich non si sia ancora svegliato. Ehi, chi sei? E come sei arrivato qui?
Sei fuori di testa? Ero tranquillo a casa. Cosa sta succedendo qui? Se questo è un sogno, sparirai! Mi hai bagnato! Faresti meglio ad aiutarmi a riprendermi i miei Pokémon. Ross è ancora qui? Sonic ha catturato cattivi peggiori, ma Ross è spaventato. Era solo una distrazione. Ti sono mancato? Dai, Sonic, fagliela vedere. Non è una carie. Prendi un'arma più grande. Questa è tutta un'altra storia. Ma la squadra di Ross non ha intenzione di arrendersi. Non credo che Rapidash sia dell'umore giusto per giocare con gli anelli. Ash sta avendo gli incubi. Oh no, non è un sogno. Aiuto! La guardiana Rapidash non tollererà il rumore nella sua prigione. Oh no, è di nuovo lei! Abbiamo un disperato bisogno di rinforzi qui. Un'ultima Pokéball. Sbrigati, Charmy! Siamo in grave pericolo! Devi tirarmi fuori di qui! Ma non è così che Charmander aveva pianificato di concludere il suo picnic. Charmy non ha usato la fiamma. Ma allora chi l'ha fatto? Sembra che questa prigione sia troppo piccola per due Pokémon di fuoco. Rimarranno solo i più forti. Charmander carica il suo attacco. Rapidash si aspettava di vedere qualcosa di più impressionante. Anche lei è brava nella tecnica del fuoco. Sembra che i loro poteri siano uguali. Ash, questi non sono teppisti. Metti via la mazza. Farai esplodere tutto. L'estintore dovrebbe raffreddare Rapidash. Ora il team Ash è in vantaggio. Oh oh, hanno fatto arrabbiare Rapidash. Purtroppo Charmy dovrà arrendersi e tornare nella Pokéball. La fiamma dell'ultima speranza inizia a spegnersi. È ciò che mi mancava per completare la collezione. Grazie, Ash. Ross venderà tutti i Pokémon. E per spezzare completamente lo spirito dell'allenatore, Ross scatena le nuove guardie. Non riuscirà a superare l'armadillo Abra e l'ape Beedrill. E tenetelo d'occhio. Ci pensa Abra. Ash ora è completamente alla sua mercé. Sonic è stato più fortunato, anche se non è ancora tornato a casa. Ehi, quel ragazzo sullo schermo sembra familiare. Ho catturato i Pokémon più rari e sono disposto a darteli a un prezzo ragionevole. Non perdere l'occasione. Ora Sonic sa come trovare il cattivo, ma non possiamo rovinare tutto come l'ultima volta. Sonic dovrà fare un allenamento serio. Potrebbe dover affrontare tutti i Pokémon contemporaneamente. Deve salvare Ash e i Pokémon. Penso che sia pronto. Dobbiamo solo assicurarci che sia abbastanza veloce. Oh, il tachimetro è fuori scala. Che cosa? Questo è il vecchio record. Così va meglio. Sì, ora Sonic è decisamente pronto. Nessuno lo fermerà. L'asta è aperta. Il primo è Meow. Tenero fuori e predatore nel cuore. È una mostra di gatti e un evento serio. Sembra che Ross stia perdendo il suo pubblico. Gli investitori sono delusi. Ross non ha altro da fare che mostrare i Pokémon in azione. Meow non è entusiasta di essere venduta come un oggetto. Oh, vuoi giocare al gatto col topo? Posso farlo. Meow ha capito che è meglio vivere con i ricchi che con questo pazzoide. Guarda che carina. Come puoi non prenderla? Gli azionisti sono confusi. Avrebbe dovuto iniziare l'asta così. Ora tutti vogliono prendere i Pokémon. Venduta! Ora tocca a Snorlax a sorvegliare Ash. Ash non sarà qui per molto. Deve escogitare subito un piano di fuga. Che deliziosa ciambella! Snorlax non può certo resistere a qualcosa di dolce. Ma non ha funzionato? Ci risiamo! Snorlax non perde mai l'occasione per sgranocchiare. Posso averne una? Ash si offre di scambiare l'intera scatola con un mazzo di chiavi. Una scatola intera. Ross si lamenterà, ma sono così buone. L'amore per i dolci ha preso il sopravvento. Come resistere a un dolce così? Ash è riuscito a liberarsi. Non resta che riprendere i Pokémon. Nessun lucchetto può fermarlo adesso. Forse è inceppato. No, è Snorlax che ha mangiato troppo. Sembra non avere la forza di digerire un'intera scatola. Non essere triste, Ash. La vita è come una scatola di ciambelle. Non sai mai quando ne prenderai una già masticata. Ash ancora non sa come uscire da quella gabbia. Pikachu, sei tu! Trum Food Delivery appositamente per Ash Ketchum. Ash non ricorda di aver ordinato una baguette. Non essere a conoscenza di un ordine non ti esonera dal pagarlo. Ma dove potrebbe mai prendere dei soldi in prigione? E se la rubasse, cosa potrebbero fargli? Metterlo di nuovo in prigione? Questa volta è stato fortunato. La baguette è sua adesso. Oh oh, è durissima! È fatta di metallo? E Ash aveva ragione.
È una baguette di fuga. Questa è la chiave della sua libertà. Ora uscirà dalla cella in men che non si dica. Ash, hai visite? Ross ha mandato Ivy a controllare e lei è davvero interessata a quello che sta facendo Ash. Che colpo di scena! Ivy non sembra sospettare nulla. È invidiosa della lima per unghie di Ash. No. Forse può prestargliela. Nessuno può resistere al fascino di Ivy. Oh no, Ash, non dargliela! È finita! Sembra che la fortuna abbia nuovamente sorriso ad Ash. Bidri le è arrivata a controllare. Ash, sei sicuro che sia una buona idea stuzzicare l'ape? L'ape stessa è scioccata dalla sua insolenza. Ma Ash non pensa di smettere di deriderla. L'ape è arrabbiata. Lo sistemerà. Ma prima dovrà prenderlo. Ha funzionato! Le inevitabili punture sono sempre più vicine. Lavanda! Dai, ape, torna nell'alveare. Sei stato coraggioso, Ash. Oh no! Beh, non è ancora ora di festeggiare. Ash è in trappola ora.